There are times when you might feel aimless. You can't see the places where you belong. But you will find that there is a purpose. It's been there within you all along. And when you're near it, you can almost hear it. It's like a symphony. Just keep listening. And pretty soon you'll start to figure out your heart. Everyone plays a piece. Lunedì 21 dicembre 2015, ancora una volta insieme per vivere il momento della preghiera in famiglia in questo tempo di avvento. Solo se vuoi, ecco, sto alla porta e busso, dice il titolo che ci ha accompagnato in questo cammino che guarda ormai alla sua conclusione. Anche questa sera siamo ospiti della famiglia Borlini a Manerba del Garda, che vogliamo ringraziare, e con loro vogliamo pregare insieme, iniziando la nostra preghiera nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La gioia che viene da quel Gesù che aspettiamo in questo avvento sia con tutti voi. Con il tuo spirito. Invochiamo il dono dello Spirito Santo perché ci aiuti a vivere bene questa nostra preghiera di avvento insieme. Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei tuoi fedeli e accendi in esso il fuoco del tuo amore. Ora è il momento dell'accensione della corona dell'Avvento, delle quattro candele, perché ormai siamo nella quarta settimana. Breve stacchetto e poi insieme compiremo questo segno. Vieni, Signore, a salvarci, e rimani con noi. Ed ora, anche questa sera, insieme a Giuseppe, che accenderà le quattro candele, e a mamma Enrica, che leggerà la preghiera che accompagna il gesto, vogliamo anche noi a casa accendere la nostra corona dell'Avvento o il lume che abbiamo posto al centro del nostro tavolo. Guidami, luce gentile, in mezzo alle tenebre, guidami tu. Buia è la notte e la mia casa è lontana, guidami tu. Guidami, luce gentile, in mezzo alle tenebre, guidami tu. A lungo tu mi sei stato vicino, posso dunque ripetere, guidami tu. Fra acquitrini e paludi, fra crepacci e torrenti, finché la notte è trascorsa. Un po' impegnativa l'accensione della corona dell'Avvento, perché più andiamo avanti anche le candele si consumano e diventa impegnativa, ma il nostro fuochista Giuseppe è stato bravissimo. Per chi vogliamo pregare questa sera? Questa sera vogliamo pregare per tutti i sacerdoti. Nella preghiera che il Papa ha composto per il Giubileo, per l'anno santo straordinario della misericordia, si ricorda che i sacerdoti sono peccatori, tutti siamo peccatori, ma hanno quel dono speciale di accogliere tutti noi che vogliamo celebrare il sacramento della riconciliazione, della misericordia, del perdono. Vogliamo pregare per i sacerdoti perché siano disponibili, certamente lo saranno in questi giorni che precedono il Natale, ma che siano sempre disponibili ad accogliere chi vuole incontrarsi con il Signore attraverso il sacramento della riconciliazione. Ora vogliamo fare insieme la preghiera che ci aiuta anche ad entrare nel Vangelo di domani, e questa preghiera ce la propone Caterina. Signore Gesù, o Re delle genti e pietra angolare della Chiesa, vieni e salva l'uomo che hai formato dalla terra. Aiutaci a vivere con serenità e dignità la nostra piccolezza e rinnova in noi la capacità di far memoria della tua misericordia, per diventare profeti di speranza. Vieni, Signore Gesù. Grazie anche a Caterina per la preghiera che ci ha letto. Ora con l'Alleluia ci prepariamo ad accogliere, ad ascoltare la parola del Signore.
Il Vangelo di domani martedì 22 dicembre, il Vangelo di Luca capitolo 1 versetti 46-55, un brano del Vangelo che conosciamo tutti molto bene e che sentiremo ora proclamare. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote, ha soccorso Israele, suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, per Abramo e la sua discendenza per sempre. Parola del Signore. Gloria a te, o Cristo. Ed ora ascoltiamo la riflessione che ci propone anche questa sera Don Luca. Sostare nell'ascolto del Magnificat, questo bellissimo canto tessuto con fili di gioia e di gratitudine, significa imparare da Maria a pregare come lei, mettendo al cuore della nostra preghiera quelle che sono le scelte di Dio. Dio ha guardato, Dio ha fatto, è Lui che sconvolge, è Lui che ricolma di beni. La preghiera di Maria nasce dallo stupore per le scelte di Dio e per ciò che Dio ha operato dentro la sua storia. Non si tratta allora di quei discorsi, potremmo dire, autoreferenziali, dove spesso diciamo a Dio, in realtà parlando solo con noi stessi, come siamo bravi, come abbiamo fatto bene i compiti, come siamo adempienti, come siamo zelanti, e che abbiamo in qualche modo le carte in regola per meritare l'amore di Dio. La preghiera non nasce da qui, nasce da un cuore che di fronte a Dio si mostra nella sua verità, anche nella sua povertà, e che riconosce ciò che Dio fa per me. Ero piccola, dice Maria, e Dio mi ha guardata. Noi spesso facciamo il movimento opposto. Per farci notare ci gonfiamo, con l'illusione che questo ci renda finalmente qualcuno e che qualcuno si accorga della nostra presenza. E quanti modi oggi per gonfiarsi? Spesso gonfiano i soldi, spesso gonfia il potere, spesso gonfia l'arroganza. A volte ci si gonfia perché si sanno le cose degli altri, siamo ben informati sui pettegolezzi della settimana. E allora ci sentiamo così protagonisti della storia, senza renderci conto che in realtà stiamo gonfiando un pallone vuoto. Ecco, il Magnificat ci ricorda che solo Dio riempie, perché solo l'amore guarda la verità di ciò che siamo, senza giudizio e senza condanna. È solo l'amore che riempie sul serio la nostra vita. Dalle parole di Don Luca a quel segno, piccolo o grande che sia, non importa, l'importante è che sia presente nelle nostre famiglie, che ci richiama colui che è il festeggiato del Natale, che forse tante volte corriamo il rischio di dimenticare. Il segno è quello del presepe, dopo l'asino e il bue, dopo il pastore. Questa sera vogliamo ricordare la presenza di Giuseppe. Giuseppe, che come ci ricordava il Vangelo, qualche giorno fa ha saputo accogliere quella che era la volontà di Dio sulla sua vita, accogliendo nella sua vita Maria e quel bambino che le era donato, quel bambino che era il figlio di Dio. Ora vogliamo ascoltare questa preghiera, sempre di Papa Francesco, che ci legge per noi Corrado. Grazie, Signore, di essere oggi con noi. Grazie, Signore, di condividere le nostre sofferenze. Grazie, Signore, di darci speranza. Grazie, Signore, per la Tua grande misericordia.
Grazie, Signore, perché hai voluto essere come uno di noi. Grazie, Signore, perché sei sempre vicino a noi, anche nei momenti di croce. Grazie, Signore, perché ci dai la speranza. Signore, che non ci rubino la speranza. Grazie, Signore, perché nel momento più buio della tua vita sulla croce ti sei ricordato di noi e ci hai lasciato una madre. Grazie, Signore, di non averci lasciati orfani. Ed ora con la preghiera dei figli di Dio, la preghiera del Padre nostro, vogliamo, come dicevamo in apertura della nostra preghiera, ricordare tutti i sacerdoti, ma vogliamo ricordare, portare tutte le intenzioni che ognuno di noi porta con sé nel nostro cuore. Stavo pensando, mentre guido questa preghiera, che è presente spesso e volentieri il pianto di una bambina, il pianto di una bambina che forse ha sonno, ha fame o forse anche un po' allergica alle telecamere, che ne so. Però è bello perché comunque stiamo preparandoci ad accogliere un bambino e questi sono i bambini che sanno piangere senza farsi tanti problemi. Ora vogliamo pregare insieme con la preghiera del Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione del Signore la invochiamo su questa famiglia, su tutti voi che avete condiviso con noi questo momento di preghiera. Possa la strada venirti incontro, possa il vento sospingerti dolcemente, possa il mare lambire la tua terra e il cielo coprirti di benedizioni. Possa il sole illuminare il tuo volto e la pioggia scendere lieve sul tuo tempo. Possa il Dio tenerti sul palmo della sua mano fino al nostro prossimo incontro. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Vi ricordo che la preghiera viene riproposta domani alle 12.05, mentre un nuovo tassello lo andremo a scrivere, a mettere insieme domani sera alle 20.30. I testi di questa preghiera, senza il canto però di Chiara, li potete trovare sul sito telepace.it. Ora, fuori preghiera, la novena del Natale, mentre, come già ricordavo, noi ci vediamo domani sera. A domani! Cieli e dei popoli, tu l'altissimo Dio degli eserciti, sei qua giù tu minuscolo, sei qua giù indifeso in mezzo a noi. Tu sei bambino, solo paglia è il tuo cuscino. Tu sei bambino, tu l'immagine del divino. Che dimentica il cielo e le nuvole per venire qua giù tra le lacrime. Ma sei sceso giù dal paradiso. Grazie che sei venuto qua giù a condividere. Grazie per il tuo amore che...
Un saluto a tutti voi, eccoci qui, fuori preghiera, novena del Natale, siamo al sesto giorno di questo cammino che ci porta a Betlemme. Il Vangelo è quello di Luca e ci proietta in un momento lontano dal Natale. Era verso mezzogiorno quando il sole si eclissò e si fece buio su tutta la terra fino alle 3 del pomeriggio. Il velo del Tempio si squarciò nel mezzo, Gesù gridando a gran voce disse: «Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito». Detto questo, spirò. Il mistero del Natale è legato misteriosamente al mistero della passione di Gesù. Egli comincia a conoscere da subito la sofferenza per il rifiuto ad essere accolto che lo farà nascere in una povera stalla e per l'invidia dei potenti che scatenerà la furia omicida di Erode. Ma esiste anche un misterioso legame di vita tra i due momenti estremi dell'esistenza di Gesù. Il soffio di vita che fa nascere il Signore è lo stesso soffio dello Spirito che Gesù sulla croce riconsegna a Dio per la nascita della nuova alleanza come vento vitale che spazza via l'inimicizia tra gli uomini e Dio sorta con il peccato. Risponderò con un gesto di generosità al male che purtroppo è diffuso intorno a noi o che addirittura nasce da me. Se poi sono io a subire un'ingiustizia, perdonerò di cuore e ricorderò al Signore la persona che mi ha causato questo torto. Videoclip mentre fuori preghiera torna dopodomani. A presto. In te vediamo il volto umano del nostro creatore Dio e contempliamo la sua gloria solo in te. In te vediamo il volto santo, il volto dell'umanità, e l'immagine di Dio risplende in noi. Il tuo amore dentro il nostro cuore noi sentiamo, la tua vita nella nostra vita è già realtà. La nostra vita è già realtà.